Prosegui il viaggio di Carolina alla scoperta delle tue emozioni grazie al diario delle attività. Potrai continuare a scrivere e disegnare per esprimere te stesso con tutti i colori che preferisci e anche grazie alla tecnica del blind drawings. Che cos'è questa tecnica? Allora, la tecnica dei blind drawings, cioè dei disegni ciechi. Ora ti spiego che cosa sono. Prendi un foglio di carta e una matita. Scegli un soggetto da disegnare. Una persona, la tua stanza, un oggetto nella tua stanza, un vaso di fiori o magari un albero fuori dalla finestra. Quello che vuoi. Rimani concentrato sul soggetto che hai scelto, guardalo molto molto attentamente e poi inizia a disegnare, senza mai guardare la tua mano o il foglio di carta. Non devi mai guardare il foglio, promesso? Lasciati andare e non aver paura di sbagliare. Quello che conta in questo disegno è il divertimento. Quando pensi che il disegno sia finito, puoi sbizzarrirti, prendi tutti i colori che hai a disposizione e inizia a incuriosirti rispetto a che cosa può venire fuori dal tuo disegno. Non è detto che coincida perfettamente con la realtà. Divertiti e stupisciti, verrà fuori qualcosa di straordinario.